La terza stream di Into the Light ha convinto di più rispetto alle due precedenti, presentando gli ultimi stralci di contenuti che arriveranno con Into the Light la prossima settimana, con due missioni esotiche che tornano con diversi cambiamenti, tre mappe nuove del PvP, una sorpresa per quanto riguarda i raid, il cambio aspetto del personaggio e una mega news su The Final Shape. Quindi ragazzi, iniziamo! Come sempre, prima di iniziare vi ricordo che tutte le news di questo tipo di Destiny e non solo le seguiamo live sul mio canale Twitch che trovate qui sotto in descrizione, quindi se volete vedere direttamente con me questi eventi mi raccomando vi aspetto lì. Se poi questo video vi piacerà o vi sarà utile potete lasciare un like ed un commento che come sapete mi aiuterà tantissimo. Grazie. Partirei proprio dalla bomba di The Final Shape, visto che si vociferava da tempo che Bungie avrebbe organizzato una stream intorno ad aprile relativa al DLC in arrivo a giugno, che però sembrava essere stata rimandata proprio per l'avvento delle stream su Into the Light, ed invece no. Stream confermata e vedremo una preview del gameplay di The Final Shape martedì prossimo, proprio il 9 di aprile, alle ore 18.30, quindi vi aspetto ovviamente per vederlo insieme. Non sappiamo ancora su cosa verterà il gameplay, ma vedremo. Potrebbero farci vedere, non so, l'interno del viaggiatore, che sarà la nuova location, o magari un pezzettino di campagna, magari la prima missione? Non lo so, manca poco e lo scopriremo la prossima settimana. Poi altra cosa interessante di cui voglio parlarvi subito prima di andare a vedere tutti gli altri contenuti e che è stata soltanto accennata ma che metto in cima alla lista delle mie curiosità è la modalità Pantheon, una modalità che arriverà il 30 di aprile, quindi tra un po', che sarà un Raid Boss Gauntlet, una cosa che su Destiny non si è mai vista e che se gestita bene potrebbe funzionare. Dovrebbe essere un'escalation di boss dei raid uno dietro l'altro, con sfide sempre più difficili dove avremo la possibilità anche di prendere il loot dei singoli raid come le armi adepto, i telai rossi, le esotiche, gli emblemi e quant'altro. Non sappiamo molto ancora perché a quanto pare ce ne parleranno domani nel tweet di questa settimana e non vedo l'ora di leggere cosa sarà questa modalità. Adesso però facciamo un passo indietro e vediamo cos'altro avremo con l'aggiornamento di Into the Light, che vi ricordo sarà un aggiornamento gratuito per tutti. Le missioni esotiche che torneranno saranno i Sussurri e Ora Zero, due missioni iconiche con due armi altrettanto iconiche al loro interno, il Sussurro del Verme e il Pandemia. I Sussurri saranno i primi ad arrivare il 9 al lancio di Into the Light e il Pandemia invece con Ora Zero arriverà a maggio. Cosa cambierà rispetto al passato in queste due missioni? Allora, in realtà un po' di cose. Saranno presenti due versioni di difficoltà, una normale con un timer più lungo e poi la versione leggenda che invece manterrà il timer originale di 20 minuti. Casse segrete e roba da raccogliere invece saranno sparpagliati qua e là e non saranno negli stessi posti delle precedenti missioni, quindi bisognerà cercare bene in giro per trovare tutti i segreti e le casse segrete. Nel gameplay che ci hanno fatto vedere non si vedono le cose più importanti delle missioni, cioè soprattutto gli scontri, ma i devs ci hanno fatto capire che anche gli scontri appunto cambieranno un pochino con più nemici, magari boss fight diverse e nemici cambiati, più difficili, insomma ci sarà un attimino da capire bene cosa hanno deciso di cambiare. Possibile anche l'introduzione dei campioni, non lo so, vedremo. Cosa che sicuramente in tanti si chiederanno è se le navi delle rispettive missioni torneranno. Sapete in quanti ogni volta mi chiedete dove ho preso la mille ali? Benissimo, nei Sussurri. Però, non saranno le mille ali e quella di Ora Zero, bensì due nuove armi che richiameranno in qualche modo le originali, ma saranno diverse, quindi l'unicità delle vecchie navi rimarrà, quindi la vecchia mille ali continuerà a non potersi prendere. Per le armi invece cosa cambia? Entrambe le esotiche saranno craftabili ed ogni settimana si potrà entrare nella versione leggenda per sbloccare un nuovo perk aggiuntivo, esattamente come accade oggi già adesso con le nuove esotiche che Bungie appunto ha tirato fuori. In più entrambe avranno la possibilità di scegliere canna e caricatore ed in più 4 perk aggiuntivi. Il Sussurro avrà la possibilità di scegliere tra Mulligan, che è l'originale, poi preparazione militare, nessuna distrazione e azione illuminata. Quello che sembra più interessante è preparazione militare, che permetterà di avere molte più munizioni nel caricatore. Per il Pandemia invece avremo la possibilità di scegliere tra fuorilegge, colpo rapido, colpi retroattivi e cerca teste. Mentre quest'ultimo sembra essere decisamente più adatto al PvP e colpo rapido sembra essere molto simile a fuorilegge, i colpi retroattivi potrebbe veramente essere invece una scelta interessante per il nuovo Pandemia. Sarà da provare e vedere come si comporterà.
Ora parliamo delle tre nuove mappe del PvP che arriveranno con l'aggiornamento di maggio. Le mappe in generale sono state pensate più per la parte competitiva, tra virgolette, del gioco ed alcune modalità piuttosto che alle ultime versioni di mappe grandi che ci ha fatto vedere Bungie. La prima è stata la mappa su Europa, di cui hanno raccontato anche una cosa carina riguardo la lore con la nave di Eramis che sembra essersi fermata qui mentre appunto stava scappando. La mappa sembra avere alcuni spazi stretti, altri un po' più larghi, e non sembra essere una mappa simmetrica. La mappa secondo me invece più interessante è quella su Neomuna, una mappa interna con un grosso spazio centrale che ricorda un po' Clinica, se vi ricordate la vecchia mappa di Destiny 1, però ricorda solo un pochino alla lontana, in realtà è una mappa completamente diversa, con questo look che secondo me si sposa benissimo con il gameplay di Destiny. A volte ci sono mappe dove si è dato più spazio ad elementi estetici piuttosto che alla visibilità, invece qui sembra essere il contrario, e Neomuna si sposa benissimo secondo me con questo concept che rende la mappa molto leggibile. Terza mappa invece siamo sulla piramide di Nezarek con l'insert del viaggiatore, e questa invece sembra essere una mappa totalmente simmetrica, un po' come le vecchie mappe di COD, piccola e veloce, e vedremo come si comporteranno quando usciranno a maggio. Non è finita qui perché hanno dato anche una data di rilascio per quanto riguarda l'editor del personaggio che ci avevano fatto vedere qualche mese fa, che sarebbe dovuto arrivare con The Final Shape, invece a quanto pare è già pronto e potrete usarlo già dal 9 di aprile con l'arrivo di Into the Light. L'editor vi permetterà di cambiare l'aspetto del vostro personaggio, ma mi raccomando non la razza, quindi se siete ex umani eccetera eccetera, quella roba lì non potete cambiarla. Poi altra piccola aggiunta per i nuovi giocatori che arriveranno dal 9 in poi: avranno la possibilità di skippare la campagna dei New Light e interagire direttamente con il mondo di gioco se hanno qualcuno con cui giocare e andare direttamente alla parte succosa di Destiny, ovviamente a loro rischio e pericolo. E poi basta, come vedete in questa stream le informazioni erano tante e ci hanno fatto vedere un sacco di roba interessante. Sono contento che abbiano rimesso queste due missioni esotiche e che l'abbiano riporcato un pochino per evitare di metterle dentro così come erano, cosa che avrebbero potuto tranquillamente fare, ma fortunatamente non l'hanno fatto. Curiosissimo del Pantheon e del Gauntlet, dei boss e dei raid, per capire come funzionerà, e buon lavoro secondo me anche sulle mappe del PvP, almeno così a vederle da fuori. Quindi a me non resta che lasciarvi spazio nei commenti, come sempre darvi appuntamento la prossima settimana con l'arrivo di Into the Light in gioco ed il gameplay di The Final Shape. Quindi io vi aspetto su Twitch per vedere le cose appunto in anteprima e subito, e qui su YouTube come sempre tutto arriverà in un secondo momento. Io vi ringrazio come sempre di aver guardato il video e noi ci vediamo alla prossima.